tutti, mi chiamo Antonio, sono parola su di me, 27 anni, sono ormai milanese, diciamo, nato a Roma, vivo a Milano da quando ero ottimo, quindi vengo da diverse esperienze sia di sviluppo ads.it, come dico, ho sviluppato personalmente purtroppo per i miei utenti, e successivamente di consulenza in questa azienda che si chiama Digital Natives. Nel 2008 abbiamo cominciato un progetto che si chiama Dripshake, che è il case study del top di oggi. Cosa fa Digital Natives? Digital Natives si occupa di promozione delle immagini dei social media, si occupa di progettazione e sviluppo di social network, si occupa di progettazione e sviluppo di progetti di comunicazione online. Facciamo anche presentazioni CMS, in particolare WordPress, che è una nostra passione, e chiaramente diciamo aiutiamo anche il cliente a formarsi delle risorse interne per gestire i progetti che poi gli consegniamo. Che cos'è invece Dripshake? Dripshake è una community che permette ai genitori di pianificare le proprie vacanze con l'aiuto di locali esperti e professionisti. L'alfa è stata lanciata nel 2009 e a giorni lanceremo anche la beta con una serie di servizi in più, in particolare per i professionisti, servizi grazie ai quali gli agenti di viaggio saranno in grado di promuovere i loro servizi e i loro prodotti a viaggiatori, quindi rendiamo un ruolo agli agenti di viaggio all'interno della filiera del booking. Qui c'è una foto del team, alcuni sono anche qua in realtà, gli stessi della foto, Gianco, Luca, Francesco, c'è anche un altro Francesco che non è una foto ma è parte del team. Quindi i protagonisti di questa storia sono quelli che ci siamo detti più o meno, con l'aggiunta di Sushi, che quello ce ne sono oggi. Quindi Digital Natives, che si è occupata del si sarebbe voluto occupare di fare project managing e di disegnare, diciamo, la community, è ideato che si occupa di sviluppo, il sito è sviluppato in PHP con il Dragon Symphony. Sketchin, che ci ha dato una grossa mano sulla progettazione e si occupa di user experience, e Matsushi, che ha realizzato la parte visuale e HTML CSS della community. Cosa è successo praticamente? Allora, quando abbiamo cominciato a fare Dripshake avevamo delle idee, cioè avevamo molte idee, mettiamola così. Allora, siamo partiti dicendo vogliamo fare una community di visitatori, vogliamo fare che i viaggiatori raccontino le esperienze, vogliamo fare che i viaggiatori mettano la loro foto, vogliamo fare diari, vogliamo fare progetti, vogliamo fare tutto, quindi siamo andati da qualcuno che di mestiere fa quello che toglie la malattia, che Joshua, quello del libro, come si chiama, social media designer, chiama feature creep, e abbiamo cominciato a togliere tutto ciò che non era core all'interno del progetto. Quindi via tutto tranne una cosa, domanda e risposta. La prima domanda quindi che si deve fare per affrontare il cliente quando gli si propone un tipo di sviluppo, qualsiasi tipo di sviluppo, questo in realtà non vale solo per la gente, vale in generale, è se il cliente sa cosa vuole e in questo caso se sa come ottenerlo. C'è poi l'altro problema, il cliente sa cosa vuole, sa anche come ottenerlo, ma dice ma sì, dai, quello che sia, saranno 3 giorni di programmazione, ci mettiamo lì 2 e facciamo solo. E quindi lì i sintomi dei preventivi, di solito gli occhi strabuzzati e gente che esce sbattendo la porta. Oppure non sa cosa vuole, ma sa che se qualcosa va male in quello che state facendo, comunque qualcosa va. Quindi questi sono i 3 casi, diciamo, di clienti che siamo pronti ad affrontare. C'è un altro problema, il modo in cui si parla a questo cliente. Qui abbiamo concetti che lo sviluppatore vede, e qui abbiamo quello che vede il cliente, quindi il cliente di interazione vede fattura, il multi vede euro, c'è proprio la difficoltà proprio di capire qual è il linguaggio comune. Quando io parlo spesso facendo preventivi, vendendo diciamo le prestazioni di dato, gli dico allora ci sono 4 interazioni, dicono 4 cose, scusa no, 4, insomma c'è scritto 32.000 euro, dico, sì, effettivamente quello, io quello capisco, il resto come lo fai, cacchio poi. Quindi esiste poi proprio un problema specifico che è il cliente capisce quello che gli viene detto, molto spesso è no. Noi stessi, che comunque veniamo da
amato digitale, che veniamo da una situazione, da un'esperienza e da consulenza, quindi viviamo in questo mondo, ci abbiamo messo un buon mesetto a capire di cosa si trattava. Fortunatamente avevamo un coach che ci ha dato una mano anche a mettere in ordine dei concetti, però è dura, insomma, non è una cosa banale. Quindi bisogna mettersi veramente d'accordo su che cosa si parla e come si parla qui. Quindi, parlando sul concreto, a settembre 2008, dopo aver progettato, tolto, messo e quant'altro, abbiamo detto cominciamo a sviluppare questo benedetto sito. Abbiamo fatto una prima fase di progettazione dove praticamente abbiamo progettato quello che succederà da qui a 5 anni, non abbiamo progettato quello che succederà da qui a un mese, che è stato probabilmente uno dei primi errori. Abbiamo fatto wireframe che vedremo forse nel 2025, insomma, quindi subito entusiasmo tipico del fondatore, tipico del titolare del progetto, che dice ah ma qua su facciamo tutto, poi ci rendiamo conto che in realtà le risorse, soprattutto il tempo, come qualcuno insegna, è una funzione definita soprattutto, non basta mai, perché comunque si sottovaluta tutto l'effort del cliente, dice sempre ok, sì, facciamo qua 10 giorni, 10 giorni per me voleva dire 10 giorni e poi si ormai, invece mica tanto, 10 giorni, poi si consegna, poi si testa, poi. Quindi tutte queste cose sono tutte cose che abbiamo imparato nel frattempo. Poi c'è un altro problema, il problema più grosso che abbiamo affrontato, che è poi il motivo per cui è venuto a fare questa riflessione. Durante lo sviluppo non eravamo tranquilli che l'avevano capito, che loro stessi erano tranquilli che il Vision aveva capito, e non era tranquillo che il Vision avesse capito che cosa voleva dire. Quindi praticamente c'era una non comunicazione totale, nella speranza che stavano tutti professionisti tra di noi ci si capisse in modo quasi automatico. Non è successo esattamente così. Quello che è successo è quello che io chiamo major screw up, quindi una iterazione che doveva durare 10 giorni e durata 17, mi pare, o forse qualcosa di più. Questo vuol dire impennata di costi, questo vuol dire ricarico sulla release e vuol dire soprattutto, nel nostro caso, meno di quanto succede con i clienti normali, quello che io chiamo client panic, cioè il cliente dice ma come, quale release devo fare, c'ho messo le consegne, il milestone, il mio capo mi fa un culo così. Quindi il cliente comincia ad avere il panico, poi cominciano i problemi di relazione, quindi diciamo ci sono tante cose che potevano essere previste prima, che possono essere previste prima, che aiutano molto lo sviluppatore, agile o non agile, a essere più efficace nella sua gestione. Per cui, adesso Jacopo mi ha già detto che sto più o meno bestemmiando in termini di agile, ma io lo dico lo stesso, visto che ormai le slide devo sì, ma c'è anche poi il manager. Per cui praticamente ragionando, in particolare con l'intervento di Jacopo, che una riunione SMAO con 20 persone intorno a un tavolo andare relax, abbiamo cominciato a fare un debunking di quello che era successo. Quello che è successo è che c'è stata la prima cosa principale, mancanza di comunicazione tra il cliente e i team e all'interno dei team stessi. Per cui c'è tra i team, sì, tra i singoli team. Per cui c'è quella che io ho chiamato mancanza di Agile Project Management. Cosa vuol dire? Cerchiamo di capire un attimino. Che cos'è secondo me un Agile Project Manager? È una persona che gestisce la comunicazione tra il cliente e il team di sviluppo e progettazione. Per cui l'unica persona che si interfaccia con i clienti nella prima fase è questo Agile Project Manager. È quello che produce i sensi di un cliente nel linguaggio comune al team, quindi è lui che parla di iterazione, il cliente non saprà neanche cosa sono le iterazioni, non saprà soltanto che cosa gli serve per fare il suo progetto. Sto dicendo la mia ipotesi, poi è chiaro che va, ne parleremo alla fine. Lo traduce un linguaggio che il team capisce, che è un linguaggio tecnico, che è quello più giusto per fare i progetti, perché poi se si sta generici si rischia anche di fare dei casini, quindi bisogna essere tecnici quando si sviluppano applicazioni. Traduce dall'altro lato le osservazioni che fa il team e le riporta al cliente, per cui non so, il cliente dice, fa sapere che ci sono delle problemi infrastrutturali, server. Cioè, l'infrastruttura su cui va il progetto del sito non è adeguata al sito, quindi no, invece di parlare con i si dice guarda, c'è da prendere un nuovo server fatto in questo modo, così e cos'ha. E poi assicura che avvenga una comunicazione continua all'interno del team, per cui che non esista la possibilità, che minimizza la probabilità che si verifichino alla fine del progetto disegnamenti da quello che sarà magari le storie utente, il wireframe che realizzati, il visual che poi ne deriva. Faccio un esempio di un grosso problema che è avvenuto.
i wireframe che ha disegnato Luca aveva nella pagina di inserimento della domanda aveva dei checkbox per cui era possibile scegliere più di una categoria. Laura ha fatto diciamo, dal viso interpretato con dei radio. Noi oggi, se volessimo ritornare a quella situazione lì, dovremmo spendere 2000 euro perché rifare l'infrastruttura del database come doveva essere è un effort che insomma, bisognerebbe riprendere da zero quella parte lì e modificare strutturalmente il sito. Per cui c'è stato un disegnamento che io cliente e io in quel caso anche project manager non ho saputo individuare, non ho saputo mettere attivo. Sono cose che succedono in continuazione e che anche probabilmente giusto che succedano, nel senso che siamo tutti umani, siamo qui che facciamo, quindi è utile pensare che la perfezione debba essere un obiettivo immediato, deve essere un lavoro di team, un lavoro di tutte le persone che si mettono insieme, si impegnano verso un obiettivo, ma lo fanno insieme, non è pensabile che ognuno sia sempre perfetto. Quindi questo bruttissimo schema è più o meno quello come vedo io quello che potrebbe succedere. Allora, C è cliente, ABM è questo il project manager, S è sviluppo, Wix è la progettazione fatta per avviare e B è visual. Quindi quello che succede è il cliente parla con il ABM, lì c'è un input, non so se lo vedete un po' chiaro. L'ABM prende tutto quello che dice il cliente, ne trae un riassunto che sono le informazioni essenziali, il cliente è anche uno che ti racconterà la sua vita, i suoi problemi, le sue cose. Tutto questo al team non deve passare. E l'agente project manager si occupa di trasmettere le informazioni ai diversi team, si occupa anche di assicurarsi che esista la comunicazione continua tra team quando serve. Quindi formula il team che deve consegnare una cosa, per esempio, anche qui, parlando sempre del nostro caso. Noi per diverse volte siamo stati in ritardo con i visual, anzi forse sempre, perché non riuscivamo a essere abbastanza veloci nella revisione dell'HTML e del lavoro. Il modello perfetto sarebbe che non avessero i visual prima di cominciare a sviluppare. Mai successo. Quindi il project manager deve assicurarsi che queste fasi vengano rispettate nel modo più preciso possibile per fare sì che alla fine il progetto venga considerato nei tempi e nei modi giusti. Per cui ho identificato cinque fasi che probabilmente sono quelle che potrebbero essere applicate in un modello. Quindi la prima è questo agile project manager incontra il cliente e definisce con lui la visione strategica i obiettivi del progetto. Per cui gli chiede qual è cosa vuoi fare, perché, come, qual è il suo obiettivo finale, come intende raggiungerlo, parla magari anche di budget, cerca di capire un attimino qual è il suo bisogno. Approccio per cinque, se è un esperimento, se è una cosa core business, insomma, tutte queste cose. Dopodiché si accompagna il cliente nel definire come vorrebbe che le cose fossero fatte. Allora, ho un'infrastruttura fatta in PHP, quindi vedete che più oppure non vuole fare per cambiare tutto, mi vogliono cioè, 30.000 euro, trovi qualcuno che faccia SP perché se no vado a riesco scemo. In quel caso gli direi spendi 30.000 euro perché ti conviene. E dopodiché si va alla definizione dei modi e dei tempi, cioè ti serve entro quando, come vuoi che sia fatto, vuoi vederlo durante i vari passaggi o vuoi vedere il risultato finale? Quindi cercare di capire anche quali sono le sue, considerando che non guardi, se vedi solo quello finale è probabile che non sarai soddisfatto del tuo prodotto, organizziamo dei meeting interni in cui facciamo del testing insieme. Dopodiché si passa alla fase di progettazione. In questa fase il project manager prende il progettista, se lo porta dal cliente e gli si dice benissimo, allora ci siamo detti l'altra volta quali sono gli obiettivi. Ora cominciamo a capire come si raggiungono questi obiettivi. Si fa un lavoro che l'ultima volta abbiamo fatto in 3 giorni full time, 8 ore al giorno con Luca, nel quale si va proprio a fare storia per storia cosa vuol dire, cosa il cliente vuole. Una volta ottenuto questo lavoro, il project manager e si occupa di progettazione, trasferiscono queste storie al team di sviluppo. Il team di sviluppo cosa fa? La prima cosa che fa è prenderle, vedere, discuterne insieme, vedere la fitness di queste storie, se vanno bene, se vanno riscritte, come sono fatte, e poi le arricchisce con i requisiti del sistema, tutte le storie funzionali, i task, tutto ciò che va sotto, diciamo, al livello di queste storie. Questo permette, successivamente, di fare una valutazione di tempo e costo. Sì.
sapendo che cosa bisogna fare nel dettaglio, si dice al cliente, guarda, per fare più volume di chiesa ci vogliono 6 mesi e 50.000 euro. Nel momento in cui, diciamo, la PM, la project manager, ha raccolto tutte queste informazioni, parla al cliente, gli è presente e gli dice, ok, tipicamente converrebbe aumentare del 20-30% meno i tempi, perché se no si rischia sempre poi di fare di andare lunghi. Si arriva dal cliente e dice, guarda, questi sono i preventivi, parliamo, vediamo un po' se conviene fare, guarda, noi possiamo strutturare, possiamo spezzarlo in queste fasi di sviluppo, possiamo fare una prima release qui, si dice tutta la parte politica, tra virgolette, no? Il momento in cui il cliente, ok, dice, fermo, partiamo. Dopodiché si passa alla fase realizzativa. Fase realizzativa che passa, vista, parlo principalmente vista la nostra esperienza, da raccogliere tutto il materiale prima di cominciare. Se non c'è materiale, piuttosto si aspetta 3 giorni che ci sia, ma se si comincia poi si entra in un loop, per cui giustamente chi sviluppa potrebbe necessitare di fare alcune cose prima di altre, ci sono poi le storie che bloccano alcune altre storie, quindi è veramente diventa poi sempre un loop particolarissimo, per cui ti cerca da cominciare a metterci una view provvisoria, poi dopo quando ci vuole tempo mi dai quella nuova e poi si arriva a un dito. È veramente un macello, per cui io dovessi oggi ricominciare, direi punto fermo, piuttosto vediamo un mese dopo a fare il prodotto, ma si arriva, ma prima si parte solo con materiale, tutto in mano. Tutti devono avere in mano quello che gli serve per cominciare a lavorare. La PL poi si occupa anche di gestire le scadenze, per cui ci saranno delle milestone interne, ci saranno delle milestone di release delle varie interazioni, e la PM deve occuparsi assolutamente per assicurare che alla fine del progetto sia dato sempre in tempo, che tutto questo venga fatto nel modo giusto. Quindi coordina la comunicazione interna al team, facilita la comunicazione, se ci sono problemi cerca di sbloccarli, fa lui da proxy tra i due team, se i team riescono a comunicare in modo faraginoso, insomma, fa tutto quello che serve per fare sì che le cose, almeno dal punto di vista interno, scorrano lisce. Successivamente, cioè, questa è una cosa che ho studiato io personalmente, mia opinione personalissima, ultimamente ho provato ad approcciare un altro modo di testare il prodotto. Al posto di farlo, come facevo prima, da utente, mi prendo la bella vista delle storie e testo storia per storia. Quindi vedo e verifico che effettivamente quello che dice la storia funzioni in modo corretto. Per cui questo è il modo migliore per arrivare alla fine e dire ok, ho testato, ho perso 3 giorni, è vero, d'accordo, è una cosa che mi rendo conto che sia una cosa costosa, ma è il modo migliore anche qui per tagliare i tempi alla fine del progetto. Le prime 3 iterazioni non le abbiamo fatte così, e ci siamo trovati adesso a fissare delle cose che erano pronte da gennaio, insomma. Quindi insomma, anche qui se avessimo fatto, se ci fossimo presi più tempo tra le iterazioni, probabilmente oggi saremmo più pronti. Dopodiché, sempre dalla riflessione diciamo che sta venendo fuori, dallo sviluppo, sarebbe bello poter avere il tempo e le risorse per organizzare un'iterazione di bug fixing. Per bug non intendo soltanto l'errore che l'utente vede a schermo, intendo anche problemi di usabilità, non soddisfazione dei requisiti del cliente per con una tale feature, quindi proprio un concetto di bug più ampio, cioè un problema che impedisce la realizzazione dei obiettivi del cliente. Questo per me è bug. I bug di sistema sono, diciamo, giustamente poi chi mi ha seguito la presentazione di Francesco oggi, sono anche strumenti fantastici per evitarli il più possibile, quindi sono un problema minore. Il problema maggiore è quando tu ti trovi con un'applicazione che non puoi usare nel modo più utilizzato. E quindi sarebbe bello organizzare appunto tutti insieme del team, quindi chi si occupa di visual, chi si occupa di sviluppo, al limite che si occupa di copy, cioè tutto il team che ha collaborato si riunisce in un'ultima iterazione di sistemazione dei problemi stessi. Dopodiché si arriva alla consegna. Alla consegna, secondo me, sarebbe importante che invece lo sviluppatore ci fosse, un rappresentante di sviluppo ci fosse, perché nel momento in cui si consegna si comincia a discutere il modo in cui il prodotto va consegnato al cliente. Allora, se è software as a service è più facile,
Se invece vuoi installarlo sul server, abbiamo avuto un'esperienza noi prima, allora che server, dove vuoi mettere, come vuoi fare? Quindi tutta la parte di consegna va gestita da un tecnico, la PM non basta, non è anche difficile, diventa anche lunga la comunicazione tra mediata con questo. Quindi l'ultima volta avete notato che prima non ho mai previsto che gli sviluppatori e clienti si incontrassero, perché secondo me è pericoloso. E quindi si definiscono appunto quali sono le modalità di consegna di questa applicazione. Dopodiché c'è un periodo, 30 giorni, 60 giorni, quello che definisce il cliente, in cui la PM rimane a disposizione del cliente per la sua fase di testing, perché poi lui vorrà testare l'applicazione in modo che preferisce, filtra la necessità del cliente e si occupa lui di definire, chiaramente interagendo con il cliente, che cosa è giusto, diciamo, nel proprio. Ci sta molta fiducia, vuol dire che devi fidare molto la figura del project manager, perché se sei definito un costo, nel momento in cui il project manager trasmette la necessità di questo è un bug, si aggiusta, insomma, nei limiti del possibile, chiaramente, perché poi se ti diceva bisogna fattorizzare, metto sì, ecco, perché quello no, però nelle linee del possibile bisogna fidarsi della figura di quello che interpreta i bisogni del cliente, perché alla fine poi la verità è che il cliente è soddisfatto perché le fa. Una volta dopo ne fa un altro di lavoro con te, quindi si va avanti sempre e si migliora. Però. Quindi chi è questo benedetto APN, questa figura mitologica? Da una parte è il confessore del cliente, che raccoglie i bisogni, raccoglie le sue necessità, la quale racconta anche i fatti suoi, diciamo proprio una persona che il cliente deve sapere la percezione che sia dalla sua parte, è una persona che lo accompagna e che lo aiuta a far sì che il team che sviluppa l'applicazione lavori bene. Dall'altra fa da filtro di tutte queste bellissime cose che il cliente gli racconta e trasmette solo quelle veramente utili al team, non gli trasmette tutta la parte politica perché il team non deve interessare, non gli trasmette tutta la parte di gestione anche soltanto di interna dell'azienda, non deve interessare, quindi deve occuparsi solo ed esclusivamente dell'applicazione. Questo è il mondo ideale, mi rendo conto che non è così facile, però. Ed è anche il parafulmine del team, per cui quello che succede è colpa dell'APM, perché se tu APM non sei stato in grado di trasmettere le cose al team, è colpa tua. Perché insomma è anche importante che ci sia fiducia, dall'altra parte deve essere, diciamo, premiata da sicurezza da parte del team, per avere poi il cliente che lo chiama alle 4 di mattina e gli dice: oh, allora qua guarda che l'applicazione non esiste, non funziona. Chiaramente questo, diciamo, ho provato a ipotizzare due momenti. La prima cosa che potrebbe andare male in questo senso è il project manager non è in grado di interpretare in modo corretto il bisogno del cliente, perché il cliente si spiega male, perché il project manager non è in grado di capire anche i bisogni di business, insomma non è facile trovare un project manager valido per tutti i progetti. Chiaramente ci sono possibilità in cui ci sia disallineamento tra quello che dice il cliente e quello che viene trasmesso, ci sono momenti come è successo a noi, disallineamento tra quello che viene consegnato al programmatore, non viene consegnato al, tutta una serie di disallineamenti possono accadere. Questo vuol dire che ci sono delle difficoltà anche interne, quindi bisogna essere molto sicuri quando si comunica, bisogna essere in grado anche di gestire le emergenze, insomma, tutta una serie di metodi che uno deve applicare come project manager per gestire tutte queste possibilità. E poi ci possono essere ritardi all'interno delle maestre intermedie, perché comunque la consegna delle cose, cioè subito davanti a noi, può non avvenire nel giorno X per mille motivi, uno sta male, insomma siamo tutti qua a lavorare la mattina e la sera, però può capitare che nel momento in cui arriva l'altro cliente che ci sono cose che possono succedere all'interno del team, quindi bisogna anche quello fare dei cuscinetti in modo che tutto questo venga poi gestito nel modo migliore. Poi si arriva al problema forse più grosso: come far percepire al cliente il valore di una figura di questo tipo? Chi di noi fa cosa ad alto valore aggiunto sa che farsi pagare per tutto quel valore aggiunto è sempre molto difficile. Le prime volte, quando parlavo con Francesco, l'idea dell'iterazione che mi costava più di quanto mi sarebbe costata lo sviluppo classico, dicevo: ma perché devo pagare così tanto? Allora il valore di questo valore aggiunto, che è lo unit testing, il team che mi segue, il progettare insieme,
non era subito comprensibile. Tanto più per una cosa come questa, che è tra virgolette un semplice intermediario. Per cui, qual è la value proposition di questa figura? Tagliare tempi e costi. È l'unico modo, secondo me, che quel cliente può capire cosa costare, perché bisogna vedere le promesse che gli si fanno, bisogna provare a vederlo più di una volta, non si comincerà subito facendosi pagare migliaia di euro al giorno. Però insomma, la cosa che il cliente capisce di più è tagliare tempi e costi. Tutto il resto, sia dopo di me, beh, bellissimo. Addirittura anche il software più testato al cliente, tutto sommato, non gli frega niente. Cioè, quindi dice, è un problema tuo se vuoi testarlo, quindi fai i fatti tuoi. Quindi bisogna cercare di permettere solo ed unicamente la qualità post rilascio, che comunque potrebbe essere anche un ulteriore parametro. La qualità misurata da chi e come, perché quello è il problema. Qualità del software o qualità di quello, perché lui dice qualità percepita dall'utilizzatore diretto del prodotto. Se è percepita sì, è facile, ma non puoi neanche, esatto, non puoi, magari a me piace, però se l'utente non può usare, il cliente dice bellissimo, però il cliente non lo usa, quindi è difficile parlare di qualità. Secondo me l'unico modo è dirgli risparmi te. Quella è la cosa che lui capisce, perché vede il portafoglio che si configura e monetizza. Niente, quindi questo secondo me è un'ipotesi che, diciamo, è venuta fuori da ormai quasi un anno di lavoro con metodologie agili, insieme a tutte le persone con cui abbiamo lavorato, e che condivido con voi oggi. Se avete domande e osservazioni, prese i miei contatti, dovreste avere. Dimmi. Noi vediamo come si scanna. No, volevo dire la prima impressione che abbiamo fatto tante volte tra di noi. Vuol dire, questo tema qua, che è molto legato a, diciamo, contrarre anche alcune best practices e utilizzi che si fanno oggi dell'agile, bisogna intercalare un contesto, che è quello con cui purtroppo lo sviluppo agile si è confrontato spesso poco, nel senso che, allora, sono tre assunti. Uno è che si parla di prodotti B2C, i servizi B2C che vanno al mercato finale, e che quindi per essere prodotti non hanno due attori, che è il cliente che possiede il know-how e lo sviluppatore, ma sono multidisciplinari. Quindi c'è un fattore di comunicazione, stakeholder di marketing, stakeholder di sviluppo esterno, di parte di campagne, user experience, eccetera eccetera. Infatti volevo aggiungere una cosa, poi non l'ho fatto, l'ho messa, questa figura deve essere una persona competente su tanti campi. È molto difficile fare una persona del genere capisca di marketing, di strategia, un po' di programmazione, un po' di... cioè bisogna veramente che sia una persona molto versatile e che abbia fatto tante esperienze. Poi sono, diciamo, progetti, e questo è il secondo problema, che, data la complessità che hanno, multidisciplinare, richiedono altissimi investimenti in fattore politico. Vale a dire, ci sono da gestire tantissime cose che non sono razionali. Rapporti tra persone, relazioni, contratti, c'è tutta questa complessità, anche perché non c'è un unico detentore del know-how. Non è come un sistema bancario dove, bene o male, se tu vai da una lista di un certo processo, lui lo conosce a memoria perché sono 15 anni che lo fa. E lui probabilmente è anche l'utilizzatore finale di quel processo, quindi per quanto lo sappia descrivere male, lui lo conosce. Qui spesso non si sa che cosa risulta, cosa bisogna fare. E poi il terzo problema invece è il fatto che siamo in consulenza. Vale a dire, qui stiamo parlando di progetti che vengono appaltati. E l'appalto stesso è quasi una bestemmia, perché di fatto qui bisogna di tempo per sbagliare, provare e fare migliorare. Invece qua la percezione è, il mercato mi dice che il mondo degli appalti, dei servizi, è un tutto risultato di una certa qualità, un certo tempo e un certo costo. Perché il 99% del mercato è così. Come è giusto che sia. Quindi c'è una triplice difficoltà da intercalare. Poi nel nostro caso specifico era un po' diverso, perché comunque io ero cliente e anche, diciamo, quello che si occupava poi sarebbe dovuto occuparsi della gestione di quello che succedeva. Quindi tante cose che ho detto forse sono un po' semplificate, anche perché comunque ci sono rapporti personali che hanno facilitato alcune riflessioni. Però la figura, diciamo, che può essere veramente può venire da diverse stazioni, però deve essere una persona che ha visto marketing, strategia, sviluppo, progettazione, diverse volte l'ha fatta anche possibilmente. Secondo me è quella che oggi manca
nel rapporto che c'è tra chi chiede e chi fa. Quindi insomma, diciamo, uno manca un ponte che è quello di chi interpreta, chi traduce bisogno in richiesta. Perché dici, se potessi rinunciare, visto che ogni migrazione in realtà... Sì, sì, infatti rinunciare, se troviamo gli altri soldi per rinunciare, è diverso. No, nel senso, non so, se oggi la riposterei, a parte il fatto che bisognerebbe... Però oggi la riposterei molto diversamente, farei, mi prenderei più tempo, mi prenderei, probabilmente, come diceva Luca, alcune giornate pre-team nello stesso posto, per gestire bene la comunicazione. Mi prenderei probabilmente io mi metterei un po' più esterno rispetto al prodotto, magari farei fare di più ai miei soci per quanto riguarda la... che sarei invece un po' più mediatore. Quindi adotterei delle strategie che finora non abbiamo adottato. Sì, ci sono la Topos, che è un'azienda che ha fondato lui o lavora a Martin Fowler, quindi attualmente è il calderone da cui nascono molti di questi concetti. Chiaramente fa, essendo un'azienda molto grande, che ha uffici a Londra, negli Stati Uniti e in India, chiaramente hanno fatto delle, hanno pubblicato degli articoli sul lavoro con il personale offshore. Chiaramente c'è una persona che va di là sempre, a rotazione, così tutti quanti si rendono conto di tutto quanto, quindi diciamo... Quindi è normale, se sono fatto, senso, anche questo è il fatto che ci siano dei turni di collocazione. Io però, da parte del turno per esempio, io la vedrei più, cioè, ci vuole comunque una persona che è sempre, cioè, non ci può, cioè turno, ti dico... Aspetta, c'è un team a Londra, un team... Ah, ok, da voi nel team, ho capito, sì. Si fa la bascia e... Noi abbiamo visto che quella volta che c'era Furlo su e... La continuità è fondamentale, in realtà non è... Non è infatti di quello? Ma, peraltro loro lo sanno, nel senso, il fatto di fare avere un team che lavora su più progetti è un problema, ma perché in realtà per molti la percezione è che se io faccio multitasking sono più efficiente, ma è possibile dimostrarlo matematicamente. Attenzione, se faccio, certo. Non so se posso, però se io ho due task e faccio A, B, A, B, A, B su 6 slot, io consegno il primo task A al quinto slot, se ipotizziamo 3 e 3, no? Intercalati, A, B, A, B, A, B. Io finisco, consegno il task A al quinto slot e il task B al sesto slot. Se facessi solamente A e solamente B, consegnerei il task A al terzo slot e il task B comunque al sesto slot. Quindi alla fine, sì. Globalmente sono stato più efficace così. E questa cosa qui è una cosa che... Su questi, poi infatti questa qui non è un'opinione, questa qui è, no, cioè, l'abbiamo appena dimostrato in 10 secondi, sì. Questa cosa qui è una di quelle cose che se la gente fa finta di non capire, perché è proprio dell'essere umano, quanta gente dice sono magra e invece sei una botte che pesa 76.000 kg, il problema è proprio quello, innanzitutto bisogna essere capace di auto-osservarsi. Tutte le chiacchiere sul processo sono... Cioè, volevo dire la solita banalità, ma in questa legge non parla di pratiche, certo, parla di linee guida concettuali, molto astratte. Se non accogli quelle, è inutile parlare di... Siccome invece spesso la discussione va sul dettaglio, che ci sia o meno un APM o meno, in realtà, per assurdo, possiamo anche astenerci dal discutere, nel senso se il progetto, vediamo che funziona l'APM, se serve, uno ce lo mette, e come se ce lo mette. Certo. Se fa funzionare le cose, poi soprattutto, nel senso che l'obiettivo è quello che il cliente deve pagare poco e avere tutto quello che vuole, no? Certo. Ipoteticamente dovrebbe riuscire a pagare pochissimo per avere di più di quello che vuole. Se l'APM funziona per ottenere questa cosa qui, io faccio un'impressione dovuta principalmente al fatto che io, che comunque vengo da 7 anni di internet sviluppando, ho avuto molte difficoltà ad entrare in un mondo del genere. Mi immagino il marketing manager medio di un'azienda italiana, anche in generale, che fatica potrebbe fare a capire soltanto che cos'è un'interazione. Ma quanto è vera questa cosa, ma infatti l'importante è non parlarne. Infatti, io sto scoprendo, in realtà il mio lavoro funziona molto meglio quando non faccio il pistolotto iniziale. Sì, è vero? Sì, facciamo. Poi fai, ma visto che
Stavo pensando, nonostante non sono svegliato, ho pensato che potremmo fare un po' di test automatico, perché effettivamente così. E lui fa, oh, sai che quindi la sente auto, la sente endogena. Il problema è far percepire ai team, ai clienti, eccetera, eccetera, che queste soluzioni vengono da dentro. Certo. In realtà, se uno le accoglie da fuori, semplicemente perché sono venute da dentro di team che hanno avuto la buona creanza di condividere con tutti i consulenti. Poi, consulente deve fare quello. Prima qui, secondo me, una delle cose che vanno citate sulla PM è psicologia, ma in senso applicata quantomeno. Come so, è quant'altro potrebbe essere. Sì, sì, sì. Io metterei anche un altro paletto, ne abbiamo già parlato, anche di Barcamp, per esempio. Questo però è un problema più strutturale, vale a dire cultura del mercato. Io ho un problema di come è concepito il mercato stesso e come vive il mercato stesso. Vale a dire, è indubbio che per fare prodotti di una certa qualità, che non c'è successo, che è una certa cosa, tu devi, non voglio parlare di risorse come costo, ma come FTE puri, quindi giorni uomo, tu devi prendere un team multidisciplinare competente, mettere una stanza di loro 6 mesi. Ma forse perché evidentemente è il solito discorso, nel senso questa è la bottom line delle spese da sostenere, nel senso è la bottom line della qualità. Esatto, cioè nel senso che l'agile significa, il problema è che il procedimento è che agile significa veloce e gratuito. Perché no, è semplicemente affidabile e diamo. Agile vuol dire che questi 6 mesi. Io magari dopo 2 mesi, un mese e mezzo, salta fuori qualcosa che viene prodotto dal mercato, che riceve un feedback, che migliora, che salta fuori quella nuova cosa, tipo salta fuori Facebook Connect, grazie a una bella idea, ricambia la qualità delle storie. Abbiamo fatto noi, c'è la terza iterazione, entra, completamente rimane il concetto. Eccetera. E dopo 6 mesi è un prodotto che è allineato al mercato, esatto. Una roadmap. La metafora della navigazione è la migliore, nel senso l'agile non è io prendo una mercantile e faccio diventare un motoscafo a ferro da stiro fantastico, offshore. Io prendo un mercantile e ci metto sopra il ci monto il timone, sì, mi sembra abbastanza importante. Però solo questo non è che diventa più vero o più figo o... Ecco, per esempio, io ho una conclusione di velocità. L'illusione di velocità dell'agile, perché quando ho cominciato l'idea di agile, l'idea di 10 giorni, mi dava di velocità. Mi rendo conto che non è quello che oggi che non è, però parlando la prima volta dice, ah, facciamo interazione di 10 giorni, come si immagina? Ma no, 30 giorni è tutto quello sul sito. Ma ci può essere anche velocità. Però con tutte le leggi dei progetti di questo mondo, quando hai non hai velocità, aumenta il costo. Certo. Perché anche qui è una legge, se vogliamo, guardate perché sono tutti luoghi astratti quelli del costo impegnativo, in realtà sono leggi fisiche a tutti gli effetti, nel senso non è che se io voglio andare più veloce di una macchina non spendo il benzina, cioè una macchina che va, cioè quando io sto con il riserva vado a 90 in quinta, vado, non è che se vado in sgommante, e più veloce vai più di 10 km di più costa, non è assolutamente lineare tra l'altro. Scusate, devo interrompere la discussione perché dobbiamo proseguire con i talk. Ringrazio Antonio per il suo intervento.